è giunta l'ora di conoscere il DOS. Siete felici? Sappiate che mi sto immolando per voi. Allora, io ho preso un DAS qualunque, tanto sono tutti uguali. La particolarità di questo materiale che tanto amate è che si secca all'aria e non ha bisogno di cottura. Piccola precisazione, non c'è nessuna differenza tra il DAS color terracotta e quello bianco. A livello di plasticità sono identici, cambia solo il colore. Voglio prendere spunto da una statua greca perché a me piacciono le cose greche. Perché c'è qualche problema? Come so, dì la verità! Greche. Vabbè, non è proprio greca, è di Bernini, però si ispira al mito greco di Apollo e Daphne. Come modellabilità è simile all'argilla, non è proprio come l'argilla, ma vediamo se riesco comunque a fare qualcosa. Devo confessarvi che è la prima volta che lo uso. Come arnesi penso che siano sufficienti un arnese metallico, una miretta, io per fare il figo ho preso una cuneo d'istrice, e un arnese di legno che serve per fare le pieghe. Un consiglio importante che vi posso dare è quello di utilizzare la stagnola come base sempre. Questo vale per tutte le paste modellabili, perché ci permette di utilizzare intanto meno materiale, di sprecare di meno, e poi di avere un'anima solida che permette di parare meglio i colpi, quindi la pasta risulterà meno gommosa al tatto. Voglio fare una prova ad attaccare i pezzi con l'acqua, quindi faccio un po' di sfregamento per vedere se diventa un po' pappetta e unisco. Sicuramente è più facile lisciare con l'acqua. Allora, preferisco bloccarla al piano di lavoro, così posso fare meglio i capelli. Arrivati a questo punto possiamo tirare già un po' le somme. Diciamo che il materiale ha un discreto livello di plasticità, anche se è un po' più gommosetto di altre paste modellabili. Abbiamo visto che per unire i pezzi tra di loro è necessario mettere comunque un po' di acqua, oppure di amalgamare con la stecca bene, in modo tale che non si vedano le spaccature, perché altrimenti i pezzi non si uniranno bene. Comunque risulterà un pochettino laborioso fare questo lavoro di lisciatura con la stecca e di unione. Ci vogliono comunque gli arnesi giusti. Quando è secco comunque il DAS permetterà di fare una raspatura con carta vetrata, in modo tale da eliminare eventuali fossi che sono rimasti durante la fase di lavorazione. Allora, ho fatto qualche altro piccolo ritocchino, aggiungiamo la chicca finale. Devo confessarvi che ho un po' di difficoltà a livellare i fossi,
Ma questa cosa spero si possa risolvere dopo, come vi dicevo, con la carta vetrata. In conclusione, possiamo dire che è un materiale che può andare bene per fare dei piccoli bozzetti così veloci, senza troppe pretese ovviamente. E se lo volete colorare, prima fatelo asciugare bene bene. Quando sarà asciutto potrete farci tutto quello che volete. Quindi utilizzate magari colori acrilici, Non ho capito per bene. Da Apollo e Daphne, per oggi è tutto. Ciao!